Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Muta, bici, scarpe da corsa. Sei pronto a partire? Il Triathlon Marchigiano alla conquista del mondo. Alimentazione, materiali, tecniche, calendari di gara. Vi aspettiamo a Pianeta Triathlon su ETV Marche. Domenica ore 21:15, martedì ore 22, in collaborazione con Civitanova Triathlon. Il più cordiale saluto da ETG edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in diretta ed in contemporanea sia sulle frequenze di ETV che di Radio Center Music 99.100 in FM. Oltre che su Facebook e su Twitter di ETV trovate le nostre news aggiornate 24 ore su 24 anche sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. Partiamo proprio da una domenica di mare e di cronaca, la prima vera domenica d'estate. Dopo le piogge degli ultimi giorni, purtroppo il primo decesso sulle spiagge della Riviera, un turista di Tivoli classe 32 si è sentito male questa mattina nei pressi dello stabilimento balneare Le Anfore a San Benedetto, mentre era in un punto dove l'acqua non superava il ginocchio. Per il malcapitato il malore è stato fulmineo quanto fatale, per lui purtroppo nulla da fare. Poche ore più tardi i Baywatch impegnati lungo la riviera sono stati i protagonisti di un altro intervento, questa volta a lieto fine. In zona Porto d'Ascoli una bambina ha accusato difficoltà mentre era in acqua, situazione potenzialmente molto pericolosa ma risolta prontamente dal bagnino di turno. Mattinata di mare difficile anche ad Ancona, zona Passetto, perché un masso, lo vedete nella foto se ci seguite su ETV, si è staccato dalla falesia del Passetto all'altezza della seggiola del Papa. Sul posto i vigili del fuoco e i vigili urbani. Il masso è caduto su un tratto di falesia dove non ci sono le reti di contenimento. La spiaggia in quel punto, tra l'altro, è vietata da anni, ma è puntualmente frequentata. I vigili del fuoco hanno prima allontanato i bagnanti, poi hanno transennato l'intera area. L'estate 2014 dunque è ufficialmente iniziata, il sole ha portato via le piogge, in queste ore arriverà un caldo africano, alta pressione, bel tempo, riportano l'estate sull'Italia, mentre in avvio di settimana ci sarà un meteo a due velocità, temporali nel nord del paese, ondata di caldo africano al centro, quindi anche nelle Marche e al sud. Restiamo in argomento perché è stata revocata, ma solo questa mattina, l'ordinanza di divieto di balneazione alla foce dell'Arzillo e nei punti del litorale di Fano vicini agli scolmatori. I fanesi e con loro anche i turisti hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo e concedersi un tuffo in acqua in una giornata che ha visto tanta gente riempire le spiagge del litorale da Marotta a Fosso Seiore. Resta però sempre la paura di nuovi divieti, perché ad ogni pioggia piuttosto intensa i collettori non riescono a svolgere perché mancano le doppie condutture. La cronaca, due motociclisti sono rimasti gravemente feriti in uno schianto verificatosi attorno alle 17 lungo la strada che da Mandola conduce ad Ascoli all'altezza del lato nord del lago di Gerosa. La moto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un'auto. Sul posto l'elicottero del 118, i due sono stati trasportati a Torrette. Non sono in pericolo di vita, vi terremo aggiornati. Paura anche per un ciclista di 80 anni investito da un'auto sul lungomare di Senigallia, rovinato poi a terra. L'ottantenne è finito in ospedale per un trauma cranico dopo essere stato urtato verso le 11:30 da un'auto in via Bruno. Non si placa la tensione a Macerata dopo l'aggressione subita da un giovane in mezzo alla strada, apparentemente senza motivo. Parliamo di Andrea Mazzanti, che lavora a Macerata, segue lo Sferisterio come dipendente della Esserci Comunicazione, che segue la stagione lirica. Al pronto soccorso dell'ospedale si è presentato col volto gonfio, un occhio tumefatto, grossi cerotti a coprire le ferite. Ho avuto davvero paura quando mi sono sentito mettere quel coltello sotto la gola, ricorda Andrea di Senigallia, perché tutto mi sarei aspettato, ma non una simile reazione da parte di quel giovane. Continuate a scrivere di mio padre. Jennifer Sarchier, la figlia di Pietro, il commerciante di pesce svanito nel Lulla mercoledì, è tornata nel maceratese dopo che, insieme al resto della famiglia, aveva raggiunto Fiumicino alla cerca del padre. Non abbiamo trovato nulla, spiega, è una situazione
allucinante, non ci sono prove, lo stiamo cercando dappertutto, ma non lo troviamo. Di come è vestito e dei dati del suo furgone è stato chiesto anche alla nostra emittente di ricordare i dettagli, in particolare della targa del furgone, lo ricordiamo, CZ988XZ. Chi avesse elementi utili a ritrovare Sarkier è pregato di contattare le forze dell'ordine. La polizia di Senigallia, torniamo alla cronaca, ha stroncato con un'operazione durata oltre un anno, nome in codice Magic Money, un traffico di denaro falso tra Campania, in particolare Napoli e Avellino, e Marche, dove è stata poi individuata una rete di distribuzione che operava nel centro-nord Italia. Questo l'esito delle indagini che trovate anche sul nostro sito www.etvmarche.it. Andiamo a Iesi, ora spavento anche ad Ancona per un serpente che era stato individuato anche in altre zone della provincia dell'Anconetano. Per questo serpente, eccolo qua, di 1,5 metri, rinvenuto su un albero di fico nel giardino di un'abitazione. Ad avvistarlo l'altra sera il proprietario della casa, che terrorizzato ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli uomini del corpo forestale, che hanno provveduto alla rimozione dell'animale per il sollievo di tutto il vicinato. L'ospedale Carlo Urbani sarà all'avanguardia con le migliori tecnologie e organizzazione. Abbiamo voluto che fosse intitolato a questo eroe delle Marche, la cui vita non è ancora abbastanza conosciuta. Lo ha annunciato il presidente della regione Spacca in una conferenza stampa a Iesi. Dal recupero dei valori originari della comunità marchigiana alla nascita della macro regione adriatico-ionica, dal turismo come nuovo motore di sviluppo alla speranza che viene dai giovani. Un confronto a tutto campo, quello tra il giornalista Oliviero Bea e il presidente della regione Spacca al Museo della Carta di Fabriano in occasione del primo forum delle città creative dell'UNESCO, di scena fino a martedì a Fabriano, che ricordiamo ha ottenuto il riconoscimento di città creativa dell'UNESCO nella sezione artigianato e arti e tradizioni popolari. Un pezzo più unico che raro, il manoscritto di Giacomo Leopardi con la poesia dell'infinito, anche se c'è qualche dubbio sulla sua autenticità. In occasione del ritrovamento del terzo manoscritto dell'infinito di Leopardi, dopo quello di Napoli e Bisso, si è svolto un convegno nella Lamagna di giurisprudenza che ha visto coinvolti tutti i protagonisti di questa importante scoperta. Questo ritrovamento ha visto fin da subito coinvolta l'Università di Macerata, non solo per la vicinanza con Recanati, ma anche per la solida tradizione di studiosi leopardiani presenti nell'Ateneo. Manoscritto che non apporta modifiche alla stesura della poesia, ma che, come molti si augurano, possa rimanere nella sua terra natia. La regione, infatti, chiederà anche l'appoggio del Ministero per i Beni Culturali, per evitare che l'importante scoperta vada in mano a privati. È la prima volta che il manoscritto viene presentato al pubblico, viene mostrato, ma soprattutto viene corredato da gli interventi degli studiosi che appunto sostengono che si tratta del terzo manoscritto conosciuto dell'infinito di Leopardi. E quindi è una giornata veramente storica, perché non capita tutti i giorni ovviamente di ritrovare un manoscritto di Leopardi e soprattutto di ritrovare un manoscritto della forse della poesia più amata e più conosciuta di Giacomo Leopardi. Nei prossimi giorni il corso del manoscritto sarà quello di essere esaminato ulteriormente per essere certi della sua autenticità, anche se le prove già in possesso dagli studiosi fanno ben sperare. Per ora però lo scritto autografo verrà messo in vendita da una nota casa d'aste di manoscritti. Ora una breve pausa, tra poco per le ultime news, vi aspetto. La banca della provincia di Macerata è giovane e piena di energia, è già forte di esperienze. L'abbiamo voluta così, un faro per le piccole imprese e per i professionisti. Un approdo sicuro per le famiglie che meritano serenità. Una prospettiva per i giovani. La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.
La ditta V2 di Castelfidardo, con 25 anni di esperienza e professionalità, provvede a restaurare i vostri serramenti in legno. Porte, finestre e persiane vecchie possono essere recuperate. La ditta V2 provvede alla manutenzione e alla verniciatura dell'infisso con prodotti ecologici, garantendo una lunga durata. E si occupa con competenza delle superfici in legno. V2 Castelfidardo, zona industriale Cerretano. L'associazione Fampia vi invita sabato 28 giugno all'incontro «Mi è caduta una meteora addosso, i disturbi alimentari dalla parte dei genitori». Sarà l'occasione per dar voce a tutti coloro che vogliono dare un piccolo, grande contributo. Ti aspettiamo sabato a partire dalle ore 17 presso l'Aula del Mare, Porto di Ancona. La tua partecipazione è preziosa. Un'iniziativa Fampia Onlus, famiglie, neuropsichiatria, infanzia, adolescenza. Per info visita il sito fampia.com. Sono stanca delle solite serate ad Ancona, non c'è mai niente da fare. Come no? Dal 19 al 29 giugno, 31esima festa dello sport a Candia. Ogni sera un tema diverso, musica, sport, balli e tanto divertimento. Tutti i giorni, dalle 19 in poi, delizie gastronomiche. Quest'anno tante novità, gazebo dedicati a sport estremi, equitazione, zumba e yoga. Il 26 giugno, cena cubana. Il 27 giugno, cena di stoccafisso. Per prenotazioni 071 80 45 62. E a seguire, gli amici De Candia, commedia in vernacolo anconetano e tanto altro ancora. Dal 19 al 29 giugno vi aspettiamo a Candia! Parco Zoo Falconara. 60.000 metri quadrati di natura, svago e istruzione. Ricerca e conservazione delle specie animali. Percorsi didattici e lezioni dal vivo per le scuole. Aree picnic. Parco Zoo Falconara. Animali di tutto il mondo per gente di tutte le specie. Via Castello di Barcaglione 10, Falconara Marittima. Opera Mariana Pellegrinaggi ti porta a Medjugorje. Dal 9 luglio al 14 luglio a 330 euro. E dal 31 luglio al 7 agosto Festival Giovani a partire da 380 euro. Per vivere nei luoghi di culto una grande esperienza di fede. Opera Mariana Pellegrinaggi. Via Ugo Bassi 2 Fano, telefono 0721 820608. Per info visita il sito www.ompellegrinaggi.it. F Caffè. L'esperienza di un'intera famiglia interpreta con maestria l'arte della torrefazione. Un'accurata selezione delle migliori miscele fa di F Caffè un prodotto di alta qualità, dal gusto cremoso e delicato. Concediti una pausa. F Caffè. ETG edizione Marchigiana, ben ritrovati. In chiusura una bella notizia, parliamo di matrimonio, del matrimonio religioso a Milano con festa di nozze sul lago per la stella del Milan e della Fiorentina, il 37enne pesarese Massimo Ambrosini, che ha scelto insieme alla moglie Paola Angelini, con la quale il nostro campione era già sposato civilmente, hanno già due bambini, di volare in elicottero a Pusiano nella Brianza Comasca per un ricevimento da mille e una notte, luogo scelto per l'evento, l'Isola dei Cipressi. È tutto per questa edizione marchigiana di ETG. Vi ricordo che subito dopo questa nostra edizione andrà in onda Mi allontano, una docu-fiction da un'idea del cantautore marchigiano Gianmarco Frascaroli, tre storie, tre destini in una canzone in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Un video con anche musica davvero da non perdere. Tutto per questa edizione marchigiana di ETG, grazie e buon proseguimento con ETV e Radio Santar Music.